Frodo e Sam lasciano il Nero Cancello e partono in compagnia di Gollum alla ricerca di un'altra strada che li conduca nella terra di Mordor per una via meno sorvegliata. E per questo attraversano la terra di Lithilien. Entrano in una foresta dove incontrano un personaggio fondamentale per la riflessione che Tolkien fa nel suo romanzo sull'antimilitarismo e la guerra, che è Faramir, il fratello di Boromir. È il capitolo Erbe aromatiche e stufato di coniglio, quello che nella vecchia traduzione, prima di venire rabberciato nel corso degli anni, era intitolato Erbe aromatiche e coniglio al ragù. Ecco, qualcuno poi bisognerebbe che spiegasse cosa c'entra il ragù nella terra di mezzo. Ecco, le traduzioni dei piatti sono una delle cose tradotte peggio forse nell'opera tolkieniana in Italia, e tutto questo riporta alla memoria la prima traduzione dell'Hobbit, quella d'inizio anni 70 che parlava di pizze e mascarpone, cose del tutto inverosimili nella Terra di Mezzo. E qui, dopo aver preparato da mangiare, episodio che vede anche un simpatico screzio tra Sam e Gollum e la diversa visione della cucina e di come si mangiano i conigli, gli Hobbit entrano nel bel mezzo di un'azione di guerriglia, quando un gigantesco olifante, questo mammut guidato dai Sudroni, viene attaccato da un manipolo di uomini di Gondor. E da una parte Sam è felice perché già nel capitolo precedente si era dimostrato interessato a sapere da Gollum se aveva mai visto una di queste creature leggendarie di cui si favoleggiava nella contea e su cui addirittura c'era una canzone. Dall'altra parte Sam per la prima volta entra a contatto con la morte e la morte in battaglia. Impossibile non vedere in questo episodio una partecipazione personale diretta dello stesso Tolkien, che con la morte in battaglia ci aveva avuto a che fare durante la battaglia della Somme nella prima guerra mondiale. E infatti il testo dice: era per Sam la prima immagine di una battaglia di uomini contro uomini e non gli piacque. Era contento di non poter vedere il viso del morto. Avrebbe voluto sapere da dove veniva e come si chiamava quell'uomo, se era davvero di animo malvagio, o se non erano state piuttosto menzogne e minacce a costringerlo a una lunga marcia lontano da casa, se non avrebbe invece preferito restarsene lì in pace. È una riflessione sulla morte in battaglia, ma anche e soprattutto sulla propaganda. Quali menzogne erano state propinate a quell'uomo? Che cosa gli era stato raccontato perché abbandonasse la sua casa e andasse a combattere una guerra che non gli apparteneva? Ecco, tutto questo si connette a quanto è già stato detto nel capitolo successivo alla battaglia del Fosso di Helm, quando gli uomini di Rohan si trovano davanti a altri uomini prigionieri, gli uomini di Dunland, uomini selvaggi che avevano deciso di combattere dalla parte di Saruman, ingannati dalle sue menzogne. Infatti, quando Re Theoden li lascia liberi di tornarsene a casa, gli uomini di Dunland rimangono colpiti perché in realtà avevano creduto alle menzogne di Saruman che gli aveva detto che gli uomini di Rohan non facevano prigionieri e uccidevano tutti quelli che trovavano. È chiaramente un riflesso della propaganda bellica che Tolkien conosceva, che aveva conosciuto durante la guerra, che aveva portato alla disumanizzazione del nemico. La prima guerra mondiale, oltre che la prima guerra moderna, la prima guerra industriale su larga scala, è anche la guerra che per la prima volta ha introdotto la disumanizzazione del nemico, le menzogne che si raccontano sui popoli nemici. Ed è in questo contesto che i due Hobbit fanno la conoscenza di Faramir, il fratello di Boromir, appunto, che sta guidando un contingente armato di uomini di Gondor che sta facendo un lavoro sporco di guerriglia contro i Sudroni che stanno andando a Mordor. È interessante notare come Faramir non ci venga presentato come un guerriero old style. Certo, non è Aragorn, ma non è neanche Theoden, non è neanche Éomer, che sono guerrieri che rientrano all'interno della nostra idea di guerrieri tutti d'un pezzo. Certo, Aragorn è particolare, è diverso, non è uno stereotipo, però anche Aragorn alla fine la guerra campale la fa e la farà, per non parlare di Theoden e Éomer, che rappresentano proprio il prototipo del guerriero alto medievale sassone o vichingo. Ecco, Faramir non è così. Faramir non è il cavaliere che combatte con la spada a cavallo, che non affronta i nemici in campo aperto. Infatti è a capo di questo manipolo di uomini che cercano di rallentare l'arrivo degli alleati di Sauron che stanno arrivando. E lo fanno nei boschi, nelle foreste, vestiti di verde marrone,
una specie di gruppo di Robin Hood che non combatte con le spade, ma combatte con le frecce. Fa imboscate, azioni di guerriglia, con una specie di tenuta mimetica, addirittura con maschere e guanti. E probabilmente in questo Tolkien ha inserito anche le sue memorie di guerra. La Prima Guerra Mondiale è stato il primo conflitto che ha abbandonato le divise militari tradizionali variopinte per passare alla mimetica. Ed è un piccolo gruppo di uomini che attacca un nemico enormemente superiore e che è addirittura questo gigante, questo olifante, questo mammut che può ricordarci in qualche caso un carro armato. Eppure questo piccolo gruppo di uomini attaccano nei boschi e riescono ad avere la meglio. Ecco, la cosa fondamentale sarà che Faramir avrà successo quando farà questo tipo di guerra, questa guerriglia, queste azioni di imboscata. Non certo quando affronterà il nemico in campo aperto. Quando farà così, perderà. E sulla figura di Faramir faremo maggiore luce nel prossimo video che riguarderà il capitolo La finestra che si affaccia a Occidente, che ancora di più servirà per riflettere sull'antimilitarismo e sul concetto di guerra. D'altra parte, lo stesso Tolkien, in una lettera a suo figlio, scrisse che il personaggio di Faramir gli era servito per fare una distinzione tra la vera gloria e la gloria militare.